L'obiettivo della manifestazione di oggi è quello di far sì che il movimento della Val di Susa inizi a essere veramente un movimento nazionale. La manifestazione di oggi è stata organizzata da un gruppo di associazioni che ha preso la CMC, Cooperativa Muratori Cementisti di Ravenna, come avversario, perché la CMC è una delle aziende principalmente coinvolte nell'escavazione del tunnel della Val di Susa, ma anche perché la CMC è fortemente coinvolta in molte operazioni di distruzione, di devastazione ambientale in Italia e non solo in Italia. Con tantissimi nomi che raccontano la realtà di questa devastazione e saccheggio del nostro territorio. Combatterle tutti insieme qui a Ravenna significa ripartire, rilanciare collettivamente la lotta non soltanto alle grandi opere, ma alle piccole grandi opere che ciascuno di noi quotidianamente combatte. Noi siamo presenti a questa manifestazione come comitato, un comitato di Ravenna che si oppone alla cementificazione di una vasta area qui alla prima periferia di Ravenna, in particolare a un trasferimento che sta facendo la CMC e sta devastando tutto un territorio agricolo. Una maggior consapevolezza, rispetto alla cooperativa di muratori e cementificatori che ha l'appalto per venire a Chiomonte. Noi non siamo dei pazzi scatenati, siamo sicuramente dei ribelli. Ci ribelliamo alla distruzione della valle, l'abbiamo fatto in tutti questi 22 anni, continueremo a farlo e chiediamo che anche voi ci diate una mano. Il lavoro di una società come CMC è forse spesso legale, forse no. L'obiettivo della manifestazione è urlare la nostra rabbia contro chi costruisce e devasta il nostro territorio, contro chi costruisce e devasta il territorio di altre nazioni, in nome anche della pace delle volte, sotto il falso nome della pace, sotto il falso nome di una cooperativa. Una volta le cooperative non combinavano questi disastri. Siamo qui per protestare contro la CMC, contro lo scempio del nostro territorio, prima di tutto, e poi ovviamente contro lo scempio di tutti i territori. Certamente non siamo soltanto legati al nostro piccolo, al nostro comune, ma vogliamo, per questo siamo qui, perché non vogliamo restare chiusi lì e dare la sensazione di combattere soltanto per questo. Noi pensiamo che il TAV e quello che succede in Val di Susa sia un paradigma, diciamo, un paradigma di certe politiche in Italia, di certi di un modo di intendere lo sviluppo, di intendere il lavoro anche purtroppo.